Signori e signore, buonasera. Nel ringraziarvi per essere stati con noi finora, vi invitiamo a restare in nostra compagnia con i programmi della nostra emittente. Dagli studi di TV Prato in Via Roma, va ora in onda, va ieri in onda. Buonasera, quest'oggi abbiamo in studio la professoressa Eliana Monarca, assessore al lavoro e alle attività produttive del comune di Prato, quindi una presenza importante. E con l'assessore parleremo di problemi creditizi legati al settore tessile. Quindi affrontiamo questi argomenti, questi passaggi della sua relazione, cerchiamo un momentino di approfondirli. Lei nel delineare un ampio quadro della problematica relativa al settore tessile pratese in questo momento, in particolare con riferimento al problema del credito, diciamo, sottolinea l'aspetto di difficoltà finanziarie che le imprese tessili stanno vivendo in questa fase congiunturale. Ecco, in particolare lei sottolinea due aspetti, cioè una sottopatrimonializzazione delle banche, cioè delle aziende, e problemi connessi alla scarsità e al costo del credito. Ecco, sottopatrimonializzazione. Sì. Quindi questo primo... devo dire... sto svolgendo attualmente collaborando direi insieme ad altre persone, proprio un lavoro sulla struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese del settore tessile. Effettivamente questo problema della patrimonializzazione, della sottopatrimonializzazione esiste, però direi che è meno grave e meno stringente rispetto al problema nazionale, a quello che è a livello nazionale. Ecco. Vi è invece quell'altro aspetto, quello del costo del denaro e quello della disponibilità del credito, che naturalmente è un problema simile a quello che esiste anche in altre aree del nostro paese. Cosa mi può dire a riguardo su questo particolare aspetto per il Prato? Ma ecco, questa questione della sottocapitalizzazione dell'azienda tessile pratese, poi lei mi dice che non è solo di Prato, è un dato Sì. nazionale e quindi è ancora più preoccupante la situazione. Ma comunque rimaniamo a Prato perché il convegno è inteso appunto esaminare la situazione, l'area di Prato e quindi fare un'analisi approfondita di queste cose. Questo della sottopatrimonializzazione, cioè è un'azienda sottopatrimonializzata, è un dato che è emerso con chiarezza da una serie di incontri che ho avuto in preparazione del convegno con imprenditori, con la realtà produttiva, con i lavoratori. E credo che sia un peso, Certo, perché è un questo si peso. traduce appunto in maggiori debiti e in Certo, maggiori oneri finanziari. ed è arrivato al punto che spesso, diciamo, non avendo alle spalle un patrimonio su cui poi, ecco, che diventa garanzia, eccetera, eccetera, i costi poi del denaro che sono stati presi per comprare la macchina, per comprare lo stanzone, che poi magari viene valutato più di quello che realmente è, viene sopravvalutato, Sopravvalutato. e invece poi a livello patrimoniale i conti a un certo punto e bisogna renderli. Ecco, questi costi poi finiscono nella gestione, quindi c'è un indebitamento molto forte della struttura produttiva pratese. E quindi credo che sia un problema, però non visto in termini di catastrofe Sì, o di rammarico, un certo. problema a cui dare delle Sì. soluzioni. Ecco, appunto, dicevo prima che tra l'altro mi risulterebbe da questa analisi che sto svolgendo che proprio le imprese del settore tessile paese forse sono meno gravate di debiti di altre imprese a livello, insomma, delle imprese del corrispondente Ma settore a ecco, io livello qui nazionale. vorrei chiarire una cosa. Quando si parla di debiti, generalmente si parla di debiti in un'azienda insana.
quindi diventano la parte più pesante di una minore capacità. Ecco, qui invece noi abbiamo una realtà produttiva molto vivace, molto forte, certo, molto presente sul mercato. Quindi in questo caso l'indebitamento, che è stata la possibilità di entrare sul mercato, ecco, di aggredirlo, qui ora sta diventando, per l'alto costo del denaro, ecco, io credo che se no si dà una visione distorta dell'analisi che abbiamo tentato di fare. Quindi non siamo di fronte ad un'area insana, indebitata, non produttiva, incapace di reggere alla concorrenza, ma siamo di fronte a un'area vivacissima, eccetera, dove la questione della sottocapitalizzazione dell'azienda e l'elevato costo del denaro oggi sta diventando una zavorra che rischia di frenarla, invece ha bisogno di correre. Ecco, quindi lei non giudica, diciamo, negativamente la politica svolta in questi anni, diciamo, dal sistema bancario pratese, che ha agevolato, diciamo, l'imprenditoria locale concedendo disponibilità di credito abbondante. Ma io veramente, ecco, quando per questo incarico politico mi sono dovuta avvicinare a questi temi, non voglio farlo con chi crede di avere il sale della terra. Io non esprimo assolutamente giudizi di chi finalmente ha capito tutto. Dico che la politica del passato, che ha incentivato moltissimo lo sviluppo di quest'area e che ha avuto ampi consensi all'interno del mondo imprenditoriale e anche all'interno trasversalmente di tutti i partiti, perché se andiamo a riprendere i documenti del passato non trovo grandi allarmi, e quindi vuol dire che in qualche modo è passata. Ecco, oggi questo tipo di politica che ha costruito, ecco, questa realtà molto forte, che ha aumentato notevolmente la produttività di quest'area, ha bisogno di essere governata con modi adeguati, diciamo, al momento particolare. Ecco, con politiche, con atteggiamenti, con collaborazioni di tipo diverso rispetto a ieri. Con collaborazioni di tipo diverso. Sì, rispetto a ieri. Ecco, voglio dire, questo è un altro punto che affronteremo. Voglio dire, lei accennava adesso, il momento deve essere governato con particolare cura dal sistema creditizio, sì, creditizio locale. Questo significa non in una fase di stretta creditizia e di diciamo, difficoltà produttiva del settore tessile, non puntare sul rientro, in sostanza. Ecco, voglio dire, se le banche del Pratesi in passato hanno operato nel senso di sostenere con larghezza il settore produttivo pratese, non credo che adesso rovescino la propria politica. Rientrando precipitosamente, perché così facendo poi metterebbero non solo in crisi il settore produttivo ma anche se stessi, perché minerebbero le possibilità di ripresa in una fase successiva. No, ecco, credo che le questioni si intreccino, ecco, proprio è diventato, nessuna può essere esaminata per conto proprio, cioè il passato con questa spinta propulsiva che ha avuto il sistema creditizio, che ha visto la Cassa di Risparmio come capo cordata. Poi si potrebbe anche discutere, è giusto aver dato soldi soltanto all'imprenditorialità, alla buona volontà, ma io non voglio fare questo tipo di valutazioni perché attengono, diciamo, allo specifico. Sì, ma insomma poi non è perché abbia preoccupazioni di questo tipo, ma credo che ci faccia perdere del tempo. L'altra questione è quella del costo del denaro, altra questione è questa, appunto, che diceva lei, cioè la politica del rientro. Ecco, allora, il punto qual è? È che, faccio un esempio, io so che diventa preoccupazione anche per le associazioni artigiane, che alcuni artigiani che hanno fatto operazioni di leasing oggi devono pagare il 32%, il costo, questa operazione. Allora che cosa significa? Significa che l'indebitamento, cioè l'esposizione finanziaria per acquistare la macchina, oggi incide nella gestione dell'azienda. E allora bisogna, quando dico va governata la politica del rientro, intanto tenere presente se l'azienda è un'azienda competitiva, se è forte, se è capace, se è rinnovata tecnologicamente, e poi va governata mettendo insieme, così facendo colloquiare con le competenze diverse, con i ruoli specifici diversi, anche strutture che fino a ieri hanno un pochettino ragionato insieme ma su altre questioni e su altri temi. Quindi la politica del rientro va assolutamente governata, e devo dire che io ho fatto in questi giorni un giro presso tutti
gli istituti di credito cittadino, perché come secondo momento del convegno era stato poi detto anche al termine del convegno stesso dal vice sindaco che ha fatto le conclusioni, è nostra intenzione di promuovere un incontro sulle questioni del credito in città. Ecco, ho trovato da tutti i direttori degli istituti di credito cittadini, ed è una città che ce l'ha tutti. È pazzesco, sì. Io no. C'è una concorrenza, una presenza bancaria. Bancaria, sono 18 istituti di credito, più altri sportelli, sì. Che sono un po'. Tutti. Credo che bisogna andare a Firenze o a Milano per trovare una densità sì. Così. Ecco, io ho trovato in tutti un grande senso di responsabilità. Per cui tutti hanno detto che non c'è questa preoccupazione folle per cui il rientro. Ecco, c'è questa estrema fiducia in quest'area, però a questo punto del costo del denaro è una mina vagante, è una mina vagante, per cui bisogna assolutamente pretendere un qualche cambiamento in materia. Certo. Ecco, volevo dire questo. Quindi questi due aspetti, disponibilità del credito e del costo del credito stesso, sono veramente due aspetti importanti. Voglio dire, girando un po' per la mia professione, entrando in contatto con banchieri, cioè, e poi guardando anche i dati che sono disponibili in materia, dati ufficiali, da fonti ufficiali, Banca d'Italia, eccetera, si nota ad esempio che Prato, tra l'altro, rispetto a quelle che sono le disposizioni delle autorità monetarie, che lei sa sono disposizioni in questo momento restrittive, certo. Per quanto riguarda la possibilità di concedere credito, rappresenta una delle aree un poco fuori dalla norma, diciamo, la norma in senso buono. Cioè, voglio dire, queste norme di politica monetaria restrittiva sono in parte ovviate, in parte superate, proprio perché il sistema bancario locale si fa carico di pagare le penali, che sono poi in termini di riserva a tasso zero presso la Banca d'Italia, insomma, quindi di oneri proprio operativi, pur di continuare a sostenere, diciamo, l'area locale. E quindi direi, da questo punto di vista, è nei fatti, insomma, quello che lei diceva, la risposta dei direttori delle banche locali, la si trova anche nei fatti, oltre che nelle loro parole, perché continua questo impegno, questa volontà di sostenere l'area. Quello del costo del denaro è un altro problema, voglio dire, un altro problema che è legato non solo alla volontà dei banchieri, direi, ma appunto un quadro più generale. Certo. Devo dire, tra l'altro, che ecco, io conosco il tasso massimo che ha pubblicizzato di recente la Cassa di Risparmio, che è quello del 24%, il tasso massimo applicato sulle operazioni di impiego bancario a breve termine, che è tra i più bassi in Italia. Mi sembra che, ricordo, più basso c'è, cioè, quello di una popolare di Arzignano, insomma, ecco, una banchetta così, una piccola banca, non banchetta per carità, e quella dell'Istituto San Paolo di Torino, che ha fatto un accordo particolare con nell'area con, di Torino con gli industriali, esatto. Industriali. È un accordo molto interessante, sì. Tra l'altro, quello, ecco. Potrebbe essere uno spunto anche, certo, qui per sì, sì. Comunque devo dire, anche il costo del denaro, c'è questa sensibilità qui locale, mi sembra sufficiente per affrontare questo problema. Però purtroppo il quadro io volevo dire anche una cosa, che forse cioè, il punto qual è? Per esempio, c'è una attenzione, un atteggiamento a livello dell'imprenditoria locale, che per esempio ha guardato a forme di finanziamento relativo al credito a breve termine. Questo è un aspetto molto importante. Ecco, credito a breve termine, che è veramente un volano veloce, perché sì. In un attimo si hanno e si corre, si è capace di essere presenti sulla piazza. Però il breve termine poi incide sui costi aziendali in maniera paurosa. Certo. Allora ecco per cui dico il ruolo del credito cittadino. Certo. Cioè quello di insegnare, ecco. Come ha fatto ieri, alla industria locale a svilupparsi, ad avere nei confronti della crescita poca paura. Forse vengono chiamati spericolati, ma non è vero, i pratesi sono gente che hanno i piedi in terra. Ecco, insegnare all'uso del credito a medio termine e a lungo termine, che in qualche modo riuscirebbe, io credo, a compensare l'altra questione della sottocapitalizzazione dell'azienda, cioè la bilancia se no è tutta spostata da una parte: aziende sottocapitalizzate, credito a breve termine, costo alto del denaro.
Ecco, metta tutti questi elementi sui due piatti e la bilancia si sposta da una questo parte. Questo è lei parla come un tecnico, devo dire. Io non sono un tecnico. Perché effettivamente uno dei problemi è proprio questo. Cioè, io mi sono fatta questa conoscenza che credo che sia superficiale per i problemi che invece l'area presenta, parlando con la gente, con quelli che ci vivono tutti i giorni, quindi non sono un tecnico. Sì, comunque questo lei diceva giustamente che c'è in generale, io adesso parlo in generale, c'è questo sbilanciamento verso il credito a breve termine proprio per questa maggiore rapidità con cui si ottiene. Per cui finiscono nella gestione gli interessi di questo credito. Certo. E allora bisogna pagare gli operai, bisogna pagare quello, bisogna pagare la commercializzazione e pagare le rate del credito. Allora, invece ci sono. Queste cose per esempio le abbiamo anche esaminate, siccome presiedo il comitato tecnico della FIDI Toscana, ecco, anche qui per esempio insegnare, quindi avremo bisogno forse di strumenti, di servizi alle imprese, l'uso della legge Sabatini, soltanto adesso comincio ad avere pratiche che in quest'area fanno introdurre la legge Sabatini, l'uso anche di tutte quelle leggi, di quelle provvidenze, di tutti quegli elementi che rendono un po' più tranquilla questa, ecco, magari con un ritmo un po' più lento. Sì, ecco, questo è uno dei compiti, direi, che in parte già svolto, dobbiamo dire, egregiamente, soprattutto qui nell'area tessile, quanto mi consta, che deve svolgere il sistema bancario. Questo proprio sì. Quello di informare sulle varie, cioè di fare consulente finanziario praticamente al piccolo imprenditore o all'artigiano su quale canale di finanziamento è più conveniente e più corretto. Io, per esempio, ho fatto un'esperienza. Quando un anno, cioè all'inizio di questa legislatura, sono stata a presiedere, mi hanno mandato appunto a presiedere il comitato tecnico della FIDI. La FIDI Toscana, struttura voluta dai comuni, la regione, eccetera, ecco, aveva uno scarsissimo uso in quest'area, eppure dalle garanzie. Sì, sì, certo. Aveva fatto sì e no 100 milioni di pratiche. Sì, sì, sì. Allora ci abbiamo dovuto fare incontri con gli artigiani per presentarla. Ma allora mi domando, perché nella struttura creditizia locale? Certo, avevano messo in piedi le loro FIDI. Ma c'è anche questa struttura che sì, ma ecco, tra l'altro la Cassa di Risparmio di Prato aveva fatto una convenzione particolare. Ora l'abbiamo fatta. Per il medio termine. Per il medio termine. Cioè proprio quell'area di intervento creditizio che la Confidi non copre. L'ha fatta in questo periodo appunto, perché quando ho avuto questa competenza non era ancora in piedi, ma erano in piedi trattative. Ma ora si è fatta appunto questa. Ecco, quindi c'è anche questa collaborazione, diciamo il momento particolare stimola a queste collaborazioni. Penso di sì, stimola ad aprire gli occhi. Senta, un'altra cosa. Lei parla, è un punto interessante della sua relazione, quando qui parla della possibilità di credito agevolato per il settore tessile. Ecco, questo è un aspetto, mi sembra interessante, con preferenza, dice, alle iniziative consortili per le piccole imprese o comunque a crediti riferiti agli investimenti più che alla gestione delle aziende, purché naturalmente si tratti di aziende sane, questo è evidente. Ecco, il punto qual è? Che in questa analisi appunto che si è tentato di fare per la realtà tessile pratese, ci sono degli appuntamenti estremamente importanti. Intanto quello della innovazione tecnologica, è un'area estremamente innovata, specialmente nel settore della tessitura, un po' meno in quello della filatura, comunque dicono gli industriali, nelle aziende tessili pratesi si trova quanto di meglio la tecnologia ha prodotto. E nel settore tessile si sa che la ricerca è più lenta rispetto ad altri settori, però ecco, ci sono alcune innovazioni da apportare, per esempio l'introduzione dell'informatica. La regione toscana attraverso l'ERTAG aveva commissionato una ricerca per vedere quanto era penetrata l'informatica nel tessile, della telematica, la commercializzazione, i rapporti tra la struttura produttiva e i mercati. Ecco, quindi abbiamo bisogno, quindi questa realtà ha bisogno di un ulteriore balzo in avanti. Qual è il punto? È che fino a ieri tutto questo è avvenuto fondandosi molto sulla
imprenditorialità del singolo che poi ha costruito questo tessuto connettivo, tante cellule poi hanno costruito il tessuto, una realtà. Però oggi quindi, ma questo suo salto nuovo ha bisogno di investimenti nuovi, ha bisogno di una crescita imprenditoriale, ha bisogno di una crescita di professionalità dell'area, ha bisogno di un rapporto nuovo tra Prato che produce e dove si inventa che cosa deve produrre la moda, e quindi ha bisogno di soldi. Io credo che ha bisogno prima di tutto che il governo faccia per questo una politica di settore, cioè questo è un settore dell'industria. Uno dei punti fondamentali è questo, che finalmente, e qui le opinioni non sono identiche, ma perlomeno su questo una convergenza c'è, non è un settore maturo, cioè è un settore maturo, ma deve convivere anche in realtà industrialmente avanzate, lo ha detto la Comunità Europea, e quindi ha bisogno di investimenti, quindi ha bisogno di una politica di settore. Non c'è, non esiste una politica per il tessile, una politica di settore per il tessile. Allora, all'interno di questo quadro ha bisogno anche di agevolazioni finanziarie, che non significa ombrelli per proteggere tutto, ma che significa invece agevolazioni finanziarie per incentivare lo sviluppo tecnologico, la commercializzazione, per riaccorpare, per esempio, prima ho fatto l'esempio dei servizi alle imprese sul credito. Servizi alle imprese sull'informatica, servizi alle imprese sulla commercializzazione, perché non può l'artigiano o il piccolo imprenditore fare tutte certo, queste cose. Certo, da solo non è. La telematica, allora questa cosa ha bisogno di agevolazioni finanziarie che siano estremamente finalizzate, perché a differenza di altre realtà industriali, qui non si devono coprire buchi di pessime gestioni. Sì, appunto questo è un... Questa è un'area... Ecco, che tira, sana, che viva, e quindi ha bisogno di una politica finanziaria che non sia di tipo protezionistico, ma che sia invece una politica che di sviluppo dell'area. Ecco il punto, qual è la differenza? Se dobbiamo ancora parlare in termini di sviluppo oppure in termini di mantenimento del punto a cui lo sviluppo è arrivato. Io credo che bisogna parlare in termini di sviluppo. Di sviluppo. Sì. Ecco, perché su questo appunto ci sono opinioni diverse. Opinioni diverse. Sì, ma mi sembra. Il settore tessile credo anch'io che abbia ancora qui a Prato ampi margini di crescita, di rafforzamento, non solamente di difesa dell'attuale quota, ma proprio di conquista di nuovi mercati e quindi di ampliamento, sì, del proprio. Con la fantasia, con la professionalità, con la creatività. D'altra parte stamattina ho letto su Panorama che Versace addirittura hanno fatto un videotape per presentare se stessi, e lo presentano in tutto il mondo, quindi voglio dire, questa aggressività, questa capacità della moda italiana, dentro cui Prato c'è fino al collo, è la moda italiana, e quindi bisogna che sia presente. In questo ambito, qual è il ruolo dell'ente locale? Ma in quest'ambito il ruolo dell'ente locale intanto qual è? È quello di costruire, perlomeno di essere, costruire è un po' difficile, ma insomma di essere volano per la realizzazione delle grandi infrastrutture che rendono questo territorio globalmente più funzionale all'industria del 2000, diciamolo così. Quindi, strutture, i grandi magazzini generali, su cui ecco, sta lavorando insieme con le parti sociali, con la stessa Cassa di Risparmio, alla realizzazione, quindi l'interporto, le aree industriali, le aree artigianali, le aree, ecco tutto quello, problemi del risparmio energetico, problemi della depurazione delle acque, delle risorse, quindi ha un ruolo di governo globale del territorio all'interno del quale c'è l'industria. Sulle questioni del credito credo che un ruolo sia quello di essere punto di coagulo di interessi diversi per costruire una contrattualità della città nei confronti del governo centrale. Se gli industriali vanno da soli sono troppo deboli, se gli artigiani vanno da soli, se il credito va da solo, ma anche se l'ente locale va da solo, ma se insieme questa città fa fronte unico su degli obiettivi, qual è quello per esempio
abbassare il costo del denaro oppure credito agevolato per impedire che i telai, che le macchine che si sono rinnovate rischiano di andare via da Prato. Un obiettivo molto concreto. Certo. Ecco, politiche di settore, agevolazioni finanziarie per incentivazione della cooperazione tra artigiani. Voglio dire, poi quando ci si mette intorno a un tavolo... Ecco, questo, certamente poi sì, i problemi escono fuori e anche gli accordi, insomma, verranno fuori. Voglio dire, questa azione comune, no, a tutela di non di Prato, ma insomma, direi a tutela proprio dei riflessi che Prato ha sulla bilancia commerciale, appunto questo stavo dicendo, 1.500 miliardi quindi sulla politica economica nazionale. Quindi si chiede questa maggior presenza in funzione di questa effettiva realtà che rappresenta Prato nell'ambito dell'economia. E forse vincere una opinione che si perde tempo ad andare a Roma, si fa prima a fa tutti da soli, invece i problemi sono abbastanza consistenti e bisogna anche andare dove è necessario andare. Certamente, certo. Ecco, quindi collaborazione fra tutti e collaborazione tra anche naturalmente ente locale e sistema bancario, ognuno con il quindi proprio con ruolo, parti sociali. In ogni caso allora non sentiremo più, non leggeremo, devo dire, più interviste mi ha colpito alcuni passaggi tempo addietro, appunto, l'intervista del sindaco Landini in cui si diceva che era un momento di polemica, devo dire, con la Cassa di Risparmio, non è del vero, in cui si diceva tra l'altro ma la Cassa di Risparmio sconfina dal massimale, quindi no, non sentiremo più queste accuse, anche perché il credito è più che mai necessario, mi sembra, proprio in questo momento, sì, quindi sconfinare forse è un dato positivo. Bisognerebbe chiederlo al sindaco, visto che la frase l'aveva detto lui. No, io mi riferivo al tipo di osservazione. Ecco, io poi devo dire un'altra cosa, perché questa mattina l'intervista è sul credito e quindi è estremamente sana. Però le preoccupazioni notevoli che abbiamo come amministrazione è quello della diminuzione dell'occupazione. Io ho qui dei dati, ecco, perché dopo non credo che sia riferito al convegno d'Artimino e quindi però ecco, ho letto dopo questo appuntamento, dopo altre cose sui giornali, frasi come dice si punta al catastrofismo, il che è preoccupante, eccetera. Cioè, un'analisi approfondita delle cause che provocano difficoltà e l'individuazione degli obiettivi non è un puntare al catastrofismo, è lavorare insieme. Io devo dire una cosa, ho qui i dati della cassa integrazione per il mese di novembre, mi dicono che poi quelli di dicembre saranno ancora più terribili, che per esempio nel novembre di quest'anno per i tessili, certo è della provincia di Firenze, ma comunque Prato ha un'incidenza molto grande. Ecco, le ore autorizzate nel novembre dell'80 erano 59.000, nell'81 59.000 e siamo a 236.514 ore di cassa integrazione. Quindi è praticamente moltiplicato per 4. Ecco, per 4. È un momento... Globalmente da gennaio a novembre nell'80 erano state autorizzate 214.000 ore, quindi siamo da gennaio a novembre, sono 11 mesi. Nell'80. Nell'81 747 ore di cassa integrazione, arrotondo le cifre, nell'82 1.018.000 ore di cassa integrazione. Questa è la dimostrazione appunto della difficoltà. Allora il punto qual è? Siccome Prato deve continuare a svilupparsi, deve innovarsi tecnologicamente, deve continuare la sua strada, la preoccupazione grande dell'ente locale è che tutto questo avvenga salvaguardando i livelli occupazionali, dove è possibile, lavorando sugli orari di lavoro, cioè salvaguardando quello standard di vita, quel cemento che ha consentito di far integrare immigrati con autoctoni. Perché se invece comincia a mancare posti di lavoro, abbassamento del tenore di vita, ecco, questa città preoccupa notevolmente a livello del governo. Quindi questo non può essere solo un interesse degli enti locali, questo è l'interesse delle parti sociali, ma anche del credito per quello che può fare, per quello che le compete, cioè l'interesse comune della città. Certamente. Quindi, queste sono le cose. Bene, io la ringrazio.
Ah, un'ultima cosa, una curiosità. Sì. Io la ringrazio doppiamente, non solo per essere venuta, aver dedicato parte del suo tempo a questa trasmissione e aver risposto così cortesemente e direi con grande capacità anche tecnica, allora, ribadisco questo concetto. Non sapevo da dirla. Devo dire un'altra cosa, la ringrazio, dico due volte anche perché lei è appena tornata da un viaggio che ha fatto all'estero, un viaggio di lavoro naturalmente, sì, non sì, di piacere, sì. Un viaggio di lavoro, ecco, e lei è stata a Roubaix. A Roubaix, sì. Ecco, e cosa gli stava a rappresentare, diciamo, l'amministrazione di Prato, quindi gli interessi di Prato? Certo. Su che materia, su che argomento? C'è questo gemellaggio tra Prato e Roubaix, due città tessili con storie diverse, ma e quindi anche con problemi di natura diversa. E nell'ambito del gemellaggio c'è stato degli incontri con le parti sociali e le parti sociali, in modo particolare gli industriali e gli artigiani, avevano sollevato la questione delle difficoltà che il prodotto pratese trovava alla dogana francese. Perché è cardato, perché l'etichettatura cioè, è ormai questione piuttosto nota, i pratesi poi la conoscono meglio di sulla me. Loro pelle. Sulla loro pelle. La e quindi abbiamo tentato di snellire, cioè di capire che cosa accadeva alla dogana francese. Ecco, gli amministratori di Roubaix e i tecnici del comune di Roubaix hanno molto aiutato, infatti quest'anno c'era stato un incontro, a tentare di trovare una soluzione a questo problema, c'era stato un incontro al Ministero dell'Industria francese, e sono andata io con le parti sociali, proprio con il funzionario del Ministero dell'Industria, per capire che cosa succedeva lì alla dogana. Poi c'è stato un altro scambio a settembre, durante il settembre pratese, per cui si sono incontrate a Prato una delegazione di Roubaix, Comune di Prato e i due funzionari dei due ministeri. Ecco, si sono presi degli accordi lì. Io poi sono andata a Roubaix per capire lì che cosa era accaduto a livello della formazione professionale, ho avuto incontri con i sindacati. Ecco, devo dire questo che c'è preoccupazione, c'è stata una denuncia insomma del comune di Masamé al comune di Roubaix perché avevano per questo accordo che avevano fatto con Prato sulla testa di Masamé, perché Masamé che è una città che fa il cardato come Prato. In diretta concorrente rispetto a Prato. In questo incontro i sindacati si sono mostrati molto francesi, molto interessati alla realtà, al modello produttivo pratese. Molto probabilmente una delegazione sindacale di Roubaix verrà a Prato ospitata per capire, per loro molto estranea alla loro storia è questa figura dell'artigianato. Ho capito. E poi di questo decentramento, quindi la leggono più in negativo. Ho capito. E quindi vogliono però conoscere perché sembra che anche lì gli industriali stiano tentando questo modello del decentramento produttivo. Quindi allora è un modello che nonostante qualche problema e qualche necessario ritocco, perché tutto si evolve, comunque è un modello che tiene e che si fonda molto viene sulla storia però locale, cioè certo, sulla storia, sulla cultura locale, sì, sulla cultura. Quindi è un modello difficilmente esportabile, io credo, ma su questo poi ci sono tanti economisti che hanno parlato, difficilmente esportabile perché ha un humus sotto che nasce proprio dalla storia, dalla cultura, dalla professionalità. Comunque gli industriali francesi stanno guardando a questa ipotesi con interesse. Con interesse. Allora i lavoratori vogliono venire a vedere per leggerne i pregi e i difetti. E i difetti. Ovviamente se ci sono. Ci sono. Bene, allora grazie ancora, spero di averla un'altra occasione, ospite di questa trasmissione e buonasera a tutti.